Buon pomeriggio, bentrovati, una nuova puntata di Pausa Caffè come sempre, anche questa volta dal Cosenza Caffè di Via Panebianco, e oggi diamo vita ad una trasmissione di servizio perché parliamo di un argomento che probabilmente in questa fase della stagione primaverile cade un po' a pennello, e lo facciamo con il dottor Saverio Daniele, allergologo, e parliamo di allergie. Benvenuto Certo, dottore intanto. grazie. Insomma, le allergie ormai sembrano essere diventate una, tra virgolette, patologia diffusissima. È una tendenza che è andata in aumento, oppure è che adesso si dà più importanza a capire se si è allergici oppure no? Sono vere tutte e due le cose. Da un lato vi è stato un reale incremento delle allergie. Dall'altro ci si pensa molto, sono migliorati i mezzi diagnostici, si sono fatte delle luci su quelli che sono i meccanismi alla base delle allergie, quindi in una parola si conoscono molto meglio. Però, senz'altro, le allergie coinvolgono sempre una maggiore fascia della popolazione. Tra l'altro un campo molto vasto, nel senso che poi si possono riscontrare allergie anche alimentari, però poi ci sono quelle classiche, il polline, la polvere, ma poi ce ne sono anche altre di cui forse prima si parlava meno, le oleacee o no? Sì, come sensibilizzazione a pollini, adesso esistono dei pollini cosiddetti emergenti, ad esempio l'ambrosia, che da noi era assolutamente sconosciuta, è stata importata dagli Stati Uniti, per cui la pollinosi, quindi la malattia allergica da sensibilizzazione a pollini, da ambrosia, che fino a pochi decenni fa era assolutamente sconosciuta da noi, comincia a prendere piede. E poi accanto a questa ci sono quelle classiche da sensibilità per parietaria, graminacea ulivo, specialmente nelle nostre zone. Diciamo che quella delle allergie, sfatiamo insomma questo mito, nel senso che molti poi si interrogano, possono sopraggiungere a un certo punto della vita o comunque la si ha sempre dalla nascita? No, senz'altro la manifestazione allergica, quindi l'inizio di una sintomatologia allergica può iniziare in qualsiasi epoca della vita, seppure il periodo più frequente è l'infanzia e la prima giovinezza, ma anche a 50 anni può iniziare una storia di allergia. Si nasce con la predisposizione all'allergia, ma la manifestazione clinica in sé può intervenire, direi, in qualsiasi momento della vita. Basti pensare, ad esempio, alle allergie da farmaci, che sono tipicamente una manifestazione di allergia dell'età francamente adulta. Quindi insomma ci sono delle fasce d'età in cui si può manifestare in modo più o meno diverso, cioè le allergie che si manifestano nei bambini hanno delle forme differenti rispetto agli adulti, oppure non si può stabilire in questo senso? Come manifestazione clinica, Sì. dice? Diciamo che sono abbastanza sovrapponibili tra di loro. Se vogliamo proprio fare una distinzione secondo le fasce di età, è tipica ad esempio la dermatite atopica, che è una manifestazione cutanea di una possibile allergia alimentare, perché ad esempio dermatite atopica è possibile anche in assenza assoluta di allergia alimentare, però come clinica è tipica dell'infanzia e della prima infanzia. L'asma allergico è del bambino più grande, Ci grazie. porta nel caffè. Ah, L'orario è grazie. congeniale. Piacevolissimo, piacevolissimo. Pausa piacevolissima. Dottore, che rapporto ha col caffè? Ottimo, ne prendo tre al giorno. Poi questo è Per particolarmente buono, io già lo conosco per altri versi fare. e quindi gradisco molto. Si può essere allergici al caffè? No, allergia al caffè no, però il caffè tipicamente in alcuni soggetti può produrre una stimolazione nasale, quindi starnutazione, specialmente negli allergici non sotto controllo e in persone che hanno la cosiddetta rinite vasomotoria. Dicevamo quindi dermatite atopica Sì. all'infanzia, asma e rinite allergica a giovinezza e invece dermatiti da contatto su base allergica e anche sensibilizzazione ai farmaci, manifestazione dell'età più avanzata, francamente adulta. Lei ha parlato di forme allergiche non curate.
E a proposito, insomma, forse un tema sensibile è proprio quello che riguarda l'automedicazione, tra virgolette, no? Le cure fai da te, tanta uno gente... Uno dei peccati mortali, direi proprio uno dei peccati mortali del soggetto allergico, è quello di affidarsi per la gestione della propria allergia ai consigli dei parenti che hanno magari una storia analoga, ma non è mai la stessa storia, ai consigli del vicino di casa, ai consigli direi anche del farmacista, perché ovviamente per avere una buona gestione di una malattia allergica direi che è indispensabile l'intervento dello specialista allergologo. Senza entrare nello specifico, capitano anche casi in cui ci sono i medici di base che si improvvisano allergologi? Questo è vero, però generalmente il medico di base, con i medici di base, noi specialisti allergologi abbiamo un buon rapporto di collaborazione. È ovvio che il medico di base è il primo che fa diagnosi oppure ha un sospetto diagnostico verso una possibile allergia, ma il più delle volte quando poi la impostazione terapeutica del medico di base non è soddisfacente, ossia non risolve completamente i sintomi del paziente, il medico di base non ha nessuna difficoltà a inviarlo presso lo specialista allergologo il paziente. Quanto è importante il vaccino? Il vaccino per l'allergia è l'arma risolutiva pressoché definitiva di una manifestazione allergica di tipo respiratorio. Il neo dei vaccini è il costo, anche se un'ottima notizia è che un tipo di vaccino sublinguale che ha un'efficacia ormai sovrapponibile a quelli che prima venivano utilizzati per via iniettiva è diventato mutuabile, ossia può essere con una ricetta rossa ritirato direttamente dalla farmacia. Fino ad ora questo è possibile solo per l'allergia per il polline delle graminacee, però a ruota penso proprio in quest'autunno arriverà anche quello per l'allergia agli acari della polvere, e considerando quanto è diffusa la sensibilizzazione agli acari della polvere e il fatto anche che interessa specialmente la fascia pediatrica della popolazione, questo rappresenterà un'arma senz'altro molto utile. Ritornando ai falsi miti da sfatare di cui parlavamo prima, forse nel campo delle allergie, della medicina che riguarda le allergie, insomma ce ne sono tanti. Ad esempio uno diffusissimo è quello di pensare che non si possano fare le prove allergiche in alcuni determinati periodi. È vero o è falso? Questa è una delle cose... Io sorrido perché sono allergologo da 30 anni purtroppo e questa cosa mi capita sempre di ribadirla nei congressi, nelle chiacchierate televisive, negli incontri scientifici. Intanto e anche con i pazienti che la chiedono pressoché immancabilmente, le prove allergiche, test allergometrici cutanei, che sono quelli più attendibili, più di facile esecuzione, anche meno costosi, possono essere effettuati in qualsiasi periodo dell'anno. Ovviamente il soggetto non deve essere in quel momento in terapia con antistaminico, perché le prove cutanee, non quelle su sangue, ma quelle cutanee, vengono influenzate da una terapia a base di antistaminici. Quindi in qualsiasi momento dell'anno possono essere effettuate. E un altro mito da sfatare che segue a ruota questo è quello riguardante l'età in cui è possibile effettuare un test allergometrico. Ancora si sente dire spesso, mi ha detto il pediatra, mi ha detto un amico che non è possibile effettuarlo prima dei 6 anni di età, prima dei 5, prima dei 12, addirittura in alcuni casi, assolutamente non è vero, è possibile già intorno ai 4-5 mesi di vita, ovviamente quando esiste una sintomatologia clinica che presuppone una possibile allergia, già in un'epoca molto precoce è possibile effettuare i test allergometrici. Altro mito da sfatare, le allergie spesso vengono identificate con la stagione estiva e primaverile per lo più, ma esistono anche allergie che uno si porta dietro tutti i 365 giorni, no?
ovviamente stiamo parlando ancora delle allergie di tipo inalatore, quindi da sensibilizzazione ad inalanti. Le faccio un esempio, la sensibilizzazione agli acari della polvere producono una sintomatologia perenne, presente durante tutto l'anno. Anche le pollinosi, ormai hanno subito delle variazioni anche a causa dei cambiamenti climatici. Tipica quella da parietaria. La parietaria ormai noi possiamo considerarla presente nell'aria che respiriamo per 8-9 mesi all'anno. Quindi ovviamente anche il soggetto pollinosico, cioè quello affetto da sensibilizzazione a pollini, non sta male solo nel periodo primaverile, ma senz'altro per un periodo molto più prolungato. Altro mito da sfatare. Gli antistaminici portano sonnolenza. Portavano sonnolenza e portavano un notevole incremento dell'appetito. Però questi sono gli antistaminici di vecchia generazione. Quelli di ultima generazione non passano la cosiddetta barriera ematoencefalica e quindi non producono questi effetti di sedazione. Ovviamente in alcuni soggetti ancora è possibile una leggera sonnolenza con l'uso degli antistaminici, però questa è davvero molto molto limitata come numero di individui in cui si riscontra questo effetto collaterale, e anche molto limitata come intensità eventualmente di questo effetto. C'è un altro mito da sfatare. Io continuo. Assolutamente sì. Le allergie possono avere delle recidive, possono scomparire, oppure uno è destinato a portarsele dietro per tutta la vita? Allora, se viene ben gestita, una malattia allergica è destinata progressivamente a scemare e quasi sempre anche a sparire definitivamente. E un'altra regola è che la malattia allergica trascurata tende inevitabilmente a peggiorare, ma a queste regole fanno fronte alcune eccezioni. Ad esempio, durante la gravidanza spesso si assiste ad una remissione spontanea dell'allergia, della sintomatologia allergica, e anche per un po' dopo il parto questo effetto si mantiene. In alcuni soggetti, e questo però è estremamente raro, anche spontaneamente può accadere che vi sia una remissione proprio dell'intensità della sintomatologia, ma questi sono davvero casi, direi, rarissimi. La regola è quella, come dicevo prima, che una malattia allergica trascurata è destinata a peggiorare, una rinite allergica trascurata è destinata a diventare asma, e a sua volta un'asma bronchiale trascurata è destinata a creare dei problemi irreversibili al soggetto proprio per le modificazioni a livello toracico che il soggetto ha. La tendenza a trascurare l'asma forse è diffusissimo, no? Sì, direi proprio si sottovaluta proprio, sì. Forse si sottovaluta moltissimo, e non a caso ancora oggi, con le possibilità diagnostiche che abbiamo, con i farmaci efficaci e privi di effetti collaterali che abbiamo, esistono dei casi di morte per asma. E questa è davvero una cosa drammatica, davvero ancora è pazzesco che ai nostri giorni si possa assistere a questo. Altro mito da sfatare: le prove allergiche non sono un esame diagnostico invasivo. Molta gente ha il terrore di pensare... No, non sono assolutamente invasive, sono... tollerate benissimo. Personalmente nei miei ambulatori vedo tantissimi bambini, e alcuni di questi hanno un atteggiamento da adulto, cioè proprio non si muovono, non piangono, altri piangono alla vista del camice, quindi però come fatto in sé assolutamente non è traumatico, non provoca dolore, tranquillamente anche un bambino, come dicevo, molto piccolo può essere sottoposto a questi test. Insomma, l'evoluzione che
ha compiuto la medicina anche nel campo delle allergie consente di riuscire a tenere sotto controllo con un'adeguata cura, con un'adeguata prevenzione prima dell'arrivo, insomma, delle stagioni clou? Senz'altro sì. Il paziente allergico ben trattato rinasce quando finalmente trova la terapia giusta, che ancora una volta ribadisco, più delle volte è possibile che venga fornita solo dallo specialista allergologo, ha come una seconda vita, gli sembra di rinascere. Questo consideriamo che è il periodo migliore dell'anno, c'è il risveglio della natura, si sta bene, si sta fuori, i ragazzi fanno sport all'aperto, finalmente. E moltissimi hanno questo bel periodo dell'anno rovinato da una sintomatologia allergica. Per cui quando poi il soggetto allergico sta bene, vede che può correre per le strade, che può giocare a pallone all'aperto, davvero gli sembra di rinascere. Mancano una manciata di minuti alla fine della trasmissione, però prima di chiudere vorrei che lei desse delle informazioni secondo me importanti. La prima, cosa si sente di consigliare a chi è affetto da patologia allergica e soprattutto a chi ha l'impressione di essere allergico ma ancora non lo sa, quali sono i segnali a cui bisogna dare più attenzione? Allora, una malattia allergica prima viene diagnosticata e prima viene curata, più vi è possibilità di successo. Ai primi sintomi, i sintomi sospetti direi che sono abbastanza tipici. Il soggetto affetto da rinite allergica, la rinite allergica è generalmente la prima manifestazione clinica di un'allergia respiratoria, è affetto da starnutazione a raffica, fa degli starnuti uno di seguito all'altro, ha un tipico scolo nasale acquoso, ha un prurito tra naso e faringe, il più delle volte la rinite è accompagnata da occhi che lacrimano, rossi, a loro volta occhi affetti da prurito perché il soggetto allergico continuamente sta a stropicciarseli. Ora, già quando esistono questi sintomi, è necessario che il soggetto ne parli col proprio medico, è necessario che il soggetto venga indirizzato il più precocemente possibile verso lo specialista allergologo, che valuterà clinicamente il soggetto, se necessario effettuerà le prove allergometriche e poi darà una giusta terapia. Adesso ci rivolgiamo a quelli che sanno perfettamente di essere allergici eppure non fanno nulla per poter attutire gli effetti. Sì, non rassegnatevi, un atteggiamento di rassegnazione nel caso dell'allergia è assolutamente controproducente perché è destinato a peggiorare il quadro clinico ed inoltre si può star bene, si può direi guarire dall'allergia. Bisogna però, come in tutta la medicina, bisogna che sia lo specialista del campo, quindi lo specialista allergologo, ad avere la gestione del paziente allergico, così come per un cardiopatico è indispensabile che sia il cardiologo se si vogliono avere dei risultati ottimali. E con queste importanti perle di saggezza, ma soprattutto consigli che arrivano da uno specialista, ringrazio il dottore Saverio Daniele. Grazie a voi anche per il caffè. Grazie a tutti per averci seguito anche questa volta, un buon proseguimento e alla prossima puntata. Arrivederci.